Mia, è nato l'amore. Davvero? La bromance proprio. Mamma mia. Per una natura che fanno cagare i giochi horror. Certi giochi Ma horror. lo so, Patrick, non occorre usare i K. Hai addirittura un corpo in questo gioco? Mamma mia. E posso anche premere spazio per alzarmi? Va Almeno non devo bene. premere Q. Ok. No, c'è il V-Sync, è una cosa buona. Oddio, hai le scarpe di Frankenstein. No, non ho più un I can't corpo, no. believe how big your cousins are getting. Ah, l'hai appena lasciato sul divano. È una black humor, manso, sì. È una necromance, la chiamerei. Allora, così ai primi 20 secondi posso dire che già mi ha ricordato The Years of Fear. Con questi flashback qui, vocali. Quanto lento quest'uomo, è letteralmente il mostro di Frankenstein. Ha lo stesso intercetere, lo stesso No, ma passo forse lento. si muove lento perché è casa sua, dai. Non so Allora. come rispondere a questa cosa. Tu in casa tua ti muovi rallentatore? Scop sco or any other beer. Ah, ok, è una marca di della birra. Oddio, perché Liquidina non risponde? Niente, Combonilla già uccisa di nuovo, vabbè. No! Mi sto Niente. preoccupando perché anche da me oggi l'orsetto bot all'inizio non andava, poi ci ha smanettato e è ritornato. Free liquidina, Tanto. cazzo, vero? Gomboni mi ha detto addio prima, ha detto addio per sempre ed è andato via. No, No, dai. forse sta lurcando, Gomboni. Liquidina non Liquidina va. risponde! Liquidina! Fatemi vedere. Ma ciao, Dio Brando. Papà più Ciao grande Brando, maestro. niente, comincia. Oh, che succede? Ma così tanto? Ma è Crooked Man? E quello? Ah no, quella è una lampada. ero più preso da quello che da questo coso qui. Che vuoi? Niente, ha chiuso. No, l'orsetto bot risponde. Oh mio Dio. Lisa. Ok. What the fuck? Beh, sono molto stupite di vederti, però dai. Minchia. Ti gira la testa? Vuoi un'aspirina? Niente, un altro gioco di Yambo che si è rivelato un capolavoro, eh. Maledetto Yambo. Cosa cazzo? Ehi! M'ha fatto paurissima, era altissimo, cazzo. E questo allora? Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. È quello. C'è la pesadelo nella TV, niente. Guarda qui quanti pesadeli. Niente, io sono sempre spaventato dalle cose che non sono i mostri. Mi ha fatto paura il ventilatore stavolta. Sì, ma ti lascia respirare un attimo questo gioco o devono succedere cose a caso tutto il tempo? No, a quanto pare è la sua natura. Ok. Va bene, poi? Beh, Lisa. guarda, hai un corpo di nuovo. Sì, è tornato. Sono io, Nolan, vengo a Non sono mancare più per uno te. spirito. Obiettivo. Guarda, Trovo. c'è del gameplay! Oddio, davvero? No, adesso Tra l'altro, sicuramente sbucano altri occhi gialli, dagli dai. scusami, mi sa che il protagonista deve morire perché ha una micra. Quella è palesemente una micra. E quindi niente, va Come bene. protagonista di quel gioco lì dei lupi. Che
La macchina era più piccola di lui. Ma a parte che era più piccola, era quadrata, era un cartonato. No, aspetta, no, mi sa che stiamo dicendo due giochi diversi. Quella con la macchina che era un cartonato era quello che tu dovevi fuggire in un parcheggio, ti ricordi? Eri inseguito da un coso strano. Quello del coso che faceva i versi da maiale? Sì, era uno dei primi che ho fatto. No, io parlavo di quello dei È lupi, una Mini quello. Cooper, Il vabbè, capolavoro dai. delle tre braccia, intendevo Dai, critica, lo sappiamo che te di cose mini te ne intendi, non c'è bisogno di dirlo pubblicamente in questo io. modo. Niente. Cerca tua figlia Lisa. Mia figlia Lisa. Ah, quindi era sua figlia quella che ha visto alla tavola, non era la moglie. Ok. Where is everyone? Sì, ma che corsa è questa? Come il tuo pene. No, non funziona così, Critical. Sono io che ho offeso il tuo, non puoi giocarla contro di me. No. Invece l'ha fatto, Cioè, cazzo. veramente siamo ai livelli di chi lo dice lo è, va bene? Mamma mia. Musica di Mamma mia. Jiraiya. Vedi già che ha capito quale gioco intendo. Va bene, niente. Cioè, ma lo sai che letteralmente sono 2 giorni di fila e da quando io sono tornato dalle vacanze che per me Jack è un bot che parla solo di pesadelle. Secondo me niente, gli hanno preso l'account. Stavolta non ha parlato di pesadelle. Ah no? No, no, Scusa. no. Quello della musica Jiraiya è quello del tizio con le tre braccia. No, non lo stai riconoscendo più. Era quel... No, ma che ne Ti so sei dimenticato il io? capolavoro? Niente, Ma chi cazzo ragazzi. se la ricorda, Jiraiya? Ma Scusami. la musica che era rubata da Naruto, che piangeva. Vabbè, Ah, io non ho mai visto Naruto in vita mia, ragazzi, perdonatemi. ma l'avevo detto io, Sì, ho capito, ma non associo dai. a... No, basta, imperdonabile. Uffa, va bene, quindi ti mando Patrick, da guardare. Il gioco del licantropo alla fine, il gioco del licantropo alla fine è il più bello del mondo. Non Assolutamente. l'ha visto Akai? No, Akai. No, Vatti a recuperare quel video. Chiudi vatti a questo, vai a recuperare, vedere sì. quello. Vai a vedere quello piuttosto che questo, tra l'altro. Le ombre di quegli alberi comunque mi danno un fastidio. Ha detto che devo entrare, ma dove? Che c'entro Nel io? bidone? C'entri sempre. Cos'è? È un cadavere. Ah, vabbè. Pensavo peggio. No, no, no. Era quello il gioco che parlavate? Sì che l'ho visto, ok. Ah, ok, l'ha visto, l'ha visto. Capolavoro quello. Cazzo. La fame nel mondo è colpa sua. Sì. Comunque niente, sono un parcheggio di Mini Cooper, che male. Entra nel motel. Quello è un supermarket, quindi non può essere un motel. Questo è il motel. Quanto cazzo è buio? C'ha ragione Diego, non faccio mai un gioco con la luce accesa. Mamma mia. Ma come entravano in questo motel? Essere bellissimo dentro. Cosa ho appena visto? Ok. Ma niente, sei stato aggredito da 56 jumpscare di fila e poi più niente. Sì, ma è anche bello che questa parte l'ho fatta veloce, di solito mi blocco su queste cose, invece... Sì, oddio, poi veloce, siamo viziati da Left Alone che era di una lentezza assassina. Mamma mia. Mamma mia, che perdita di tempo. Veramente. Quindi questo gioco mi sta dicendo che praticamente è sparito dalla vita, Yamu. Tu hai trovato un link di uno che l'ha presa prima che sparisse, perché questo gioco deve uscire a pagamento. Questo gioco. Questo che stiamo facendo adesso, ok. Quindi questo Chissà quale. tra... La cosa bella era che dagli screenshot sembrava molto meglio di così. Vedi? Sì, I was so wrong.
Sì, ma se dovete prendere dei doppiatori, almeno prendeteli che sappiano parlare inglese, perché così lo so fare anche io. No, No, dai, è un indie, non puoi pretendere queste cose. vabbè, ragione. Quello che hai scaricato è un gigantesco virus con contorno di videogioco, dice Akai, probabilmente sì. Questo sarà il mio regalo di Natale, dice Yambu, minacciandosi. Il Il finto virus. videogioco deve uscire, questa è la demo del gioco. Vabbè. Ok, no, il motore grafico dubito l'abbia cambiato, eh. Se ha iniziato con Unity, finirà con Unity. Beh, però magari ha tolto le mini dal parcheggio. LOL. Magari è riuscito a togliere il logo di Unity che appare all'inizio gioco. Quello sarebbe già un ottimo inizio. Così la gente non pensa, oh cazzo, questo è Unity, scappiamo. Sì, sarebbe stata esattamente la mia reazione. C'è anche Comunque non quel siamo bellone sempre di notturni noi, Yama. Yama. Non è vero. Io, come dicevo prima, Pia, io sono mattiniero e giovane. Beato te che sei mattiniero. E giovane, Io mi alzo soprattutto. a mezzogiorno dopo starai, te lo dico. Domani col cazzo mi alzo presto. Io quando mi alzo a mezzogiorno mi alzo presto. Ah, ok. A posto, È a posto abbastanza. così. Ed è letteralmente quello il caso, che domani mi devo svegliare a mezzogiorno perché un amico mi ha invitato a pranzo, perché altrimenti se non mi sveglio alle 2. Allora, ho trovato una chiave, non ho capito cosa apre. Apre il laboratorio di computer, no? Ah, quindi niente, è rimasta lì la chiave, non si può. Esatto. Cioè, se io sposto la visuale, il suono si interrompe. Ok, l'ho aperta. Ok. Va benissimo. E dentro c'è un'altra chiave, ma tu guarda. La biblioteca di Presadello. Pesante. Niente, pensavo fosse stato Jack. No, è stato Yama. Cazzo di gioco di me. Non l'avessi mai fatto. No, me lo merito gli insulti perché mi ero accorto che il gioco era così e così, ma ho voluto continuarlo comunque fino alla fine. E stiamo parlando di 5 ore di gioco. Sveglia presto per essere presto, deve essere alle 5:30. Io alle 5:30 non credo che Sembra che esistano, sei. sono un'invenzione. Intanto non so 5:30. quante volte abbiamo visto la stessa cazzo di macchinetta distributore di bibite con la stessa foto davanti, eh? Ma in questo gioco in generale? In questo gioco. Okay. Cioè, ti giuro, ne abbiamo viste almeno una quindicina da che è iniziato il gioco, erano ovunque. Niente, io piglio una chiave, devo trovare la porta che quella chiave apre, dentro trovo un cazzo, con quel cazzo apro Missione un'altra Impossibile. porta. Siamo sempre lì. Allora, screwdriver, cacciavite, per fa che. Sblocca una porta bloccata in qualche modo. Qua vuole la keycard. È un altro Ma simulatore di poi è porta. bastardo, cioè, letteralmente il gioco è iniziato con 27 jumpscare uno di fila a quell'altro. E Sì, hai poi. visto bene. E poi niente. Niente. È diventato Left Alone 2. Cazzo, abbiamo giocato subito il sequel. Cazzo, veramente. Simulatore di camminata di Mini Cooper, esatto. Col cacciavite ha comunque aperto una porta, tanto valeva mettere un'altra chiave allora. Non te lo aspettavi. Ok,
no skin in my body. I could barely feel a thing, but I couldn't stand up. I turned my head to the other side of the room where I saw a shadow of someone stabbing needles into a screaming person's eyes. I fainted. Ok. Posso dire una gigantesca ovvietà, ste? Dimmi tutto. Hanno veramente smantrugiato la fava. Hanno veramente deflagrato l'angolo in alto a destra della cappella del cazzo a fare storie, la cui narrazione è letteralmente scritta su dei pezzi di foglio in giro per il mondo. Benvenuto nel mio mondo. Quanto... Che palle! Ma davvero non esiste un altro metodo per raccontare una storia horror? No! Non ci riesce più nessuno! Porca troia, facciamo... Mamma mia, ce lo dobbiamo scrivere noi un horror, veramente? Scriviamo un cazzo di horror e andiamo a contattare... Ma per far successo basta fare un horror senza note. Cosa cazzo è? Serio, gioco, vaffanculo. È la foglia di carta che correva. Non è possibile. Raga, qualcuno la clip perché... Vi prego. Vi pago. Vi prego a casa vostra con dei mille piedi. Vi prego. Fate la clip di questa scena. Si è svegliata liquidina all'improvviso e ha mandato tipo sì! Tutte le volte che l'avete chiamata ha risposto tutto adesso. Ragazzi, voglio incorniciare quella clip, fatela. Poi è corso contro il muro. Oddio. No, raga, fate una clip. Oddio, ecco. Niente, non lo posso più prendere seriamente adesso, dai. Fino alla fine di questo gioco non lo posso più prendere seriamente. I woke up in my room at the end of the hallway. The door was locked. Everything was quiet. Ah, Gomboni, è tornato Gomboni. Ciao Gomboni. Usain Bolt, grazie Yambo della clip, grazie Critical della clip. Cosa ha fatto? Mio Dio. Ah, aveva rotto l'elettricità. Io ho sentito che bulla. No. Stavamo bullando. No, ti avevamo chiesto aiuto per riparare liquidina, Gomboni. Ah, non sei mai andato via. Che bello che Gomboni. Ma sapevo che non urcava. Sappi che ho la clip sotto mano e sto cercando disperatamente di fare un fermo immagine in cui si veda cos'era quello schifo. E non mi riesce a farlo. Voglio vederlo anch'io, cazzo. Si muove troppo veloce, ti giuro. Niente, lo metto a full screen. Che cazzo è? Ma era in 3D almeno, a me sembrava in 2D quel coso. No, ok, era in 3D. Era in 3D, ma... No, era in 3D, il problema è che ha sbagliato completamente il tempo horror della cosa, trasformandolo in un tempo comico. Cioè, ma anche l'animazione è terribile, cazzo! Sì, ma non c'è l'animazione, sembra che abbiano messo un manichino di uno zombie su un tappeto l'anno e poi abbiano... Non lo so... Oddio. Mi hanno dato il via al massimo della velocità. Allora. Capolavoro. The Mastru, ti chiedo se hai finito sì, Demon's Souls, stavo... se lo fai un altro giorno. Mi dimmi finito Demon's, se lo fai un altro giorno. Lo facciamo domani, subito dopo MGS3 The Mastru. Domani facciamo Metal Gear Solid 3 fino alle 11. Alle 11 in poi facciamo Demon's. Vista 0.10x e fai un passo di 5 metri. Infatti è troppo veloce per far paura. È comica quella cosa.
Comunque, com'è che si chiamava il gioco del tipo che abbiamo beccato a streamare? Che Under c'è? the Under the Rain. Quello che stavo cercando di dire prima che ci fosse il jumpscare più divertente della storia, che dobbiamo letteralmente scrivere un gioco horror noi e poi presentarlo al tipo di Under the Rain e facciamo i soldoni, cazzo. Santare dormire tranquillo, buonanotte. Notte, Notte maestro. de Master, aveva paura di perdersi Demons, niente. Si è svegliato alle 3 con questo grillo Sì, sulla ma povero. Mamma testa. mia. Un abbraccio, maestro. Va bene. HD mod 60 fps, posso confermare, ragazzi, esattamente la mia qualità attuale. Sì, ha fatto la stanza in due passi, è Eccolo, pronto. è lui, è quello della clip. Non mi stai dicendo che lui è il mostro del gioco? Sì, era lui, guardalo. Ragazzi, c'è del potenziale per uno dei giochi più divertenti di sempre. Speriamo che duri ancora tanto, cazzo. Cazzo. Ok, quindi io ho fatto tutta sta cosa per Vabbè, ma guardare la dura telecamera. abbastanza. Di almeno quelle 6-7 ore le dura. Ti è svegliato tutto sudato. Io avevo paura di odiare Nolan, ma mi sono ricreduto. Oddio, Ti sei guardalo. ricreduto nel senso che non hai più paura? Oddio, sta arrivando. Oh no! Fatto la stanza in due passi, minchia se l'ha fatto. Ma che suono di merda è poi Sì, ma stavo per dirlo questo? io, ha un cazzo di compressore nei polmoni. Sei lo zombie napoletano, Non dai! arriva, non arriva. Zombie napoletano. Ci credo si è stancato prima a fare quello scatto di merda. Mi ha dato un pugno, ho sentito un pugno e poi mi ha ucciso. Ma come ti ha ucciso? Mettendoti la guancia contro la fronte? Ma scusami. Mi ha dato una masticata, tipo gnam gnam, fosto, ma ho finito. Ah! Volevo solo mangiargli il naso, tutto a posto, ragazzi. Giusto uno stuzzichino prima di andare a cena. Ricordatevi sempre di prendere a pugni la vostra cena prima di mangiare. Nolan, io ti amo e lo sai. Ma certo. Niente, cosa mi dice che non potremo mai scrippare questo video? Ma guarda, io potrei guardarlo almeno 10 volte al giorno con piacere. Ti ha rubato il naso con le dita, sì. Cosa devo fare adesso? Non ho capito. Provo a uscire e andare dall'altra porta? Prova. Salve. Sì, ma che cazzo? Come on, non si apre. Come on. Tap. Ok. Aia, niente. Poi viene, ma capito, ma ti dà i bacini. Mi fa troppo ridere il rumore. Ti dà un pugno, ti stende proprio tipo un bacino. Lui, come on, no! Devo essere veloce, ma si deforma la telecamera, non avete capito? Io quando esco dalla stanza, lui guarda automaticamente quello, non riesco più a muovere la telecamera come si Devi deve. premere E velocissimo. L'ho Beh, fatto, ma l'ho fatto! E tre. Sembra il film di Bud Spencer, esatto! vero. È vero, fa letteralmente. Ci No, a me rosica perché lui non mi viene a prendere, cioè rimane lì nel corridoio in eterno. Io ho fatto anche la cosa di nascondermi. Vedi che qui non mi fa spostare la telecamera! Perdo tempo lì io! Vai, Oh! forza, chiudila. Chiudi. No, non si chiude, vai via. Niente, vado via. Guarda con quanta velocità, mamma mia. Ma la porta aperta, che cazzo batti, coglione? Entra e basta! Beh, ho capito, non è il più intelligente. Audio, ho trovato.
Non ci tiene alla vita correndo. Oh mio dio. E torna indietro a guardarlo. Oh mio dio. Uè. Uè. Tirato, si è sbagliato, ha tirato la telecamera. Vero, vero, vero. Io ho difficoltà a credere che questo sia lo stesso gioco che è iniziato. Vero? Come cazzo siamo arrivati a questo? Non sembra. Niente, mi appoggia la guancia ancora. Che fa? Mi sa che adesso a questo punto osa di più, eh. Niente, si inginocchia verso la mecca, va bene. E anche stavolta Yambo è riuscito a rovinarci la serata. Yambo, ma come fai? Diccelo! Diccelo, quale talento hai? Quale droghe assumi? Diccelo! Vabbè, questo gioco lo stanno ancora sviluppando! Lo stanno ancora sviluppando! Uscirà a pagamento! Tu hai rischiato il computer scaricandoti una roba a caso? Sì! Per poter gustare la primizia di provare un gioco che verrà messo sul mercato, eh? Mamma mia!